L'atmosfera è apparentemente tranquilla nella grande hall in legno scuro del Jolly Hotel Marina di Genova, ma dietro la cortesia del personale si nasconde una certa tensione. Qui, infatti, già da giovedì potrebbe soggiornare George W. Bush, il presidente degli Stati Uniti d'America. Una presenza decisamente ingombrante, ma allo stesso tempo prestigiosa per questo albergo nel cuore del porto antico. Bush deciderà all'ultimo momento. L'alternativa è un villino all'interno della base militare di Livorno. Ma qui fervono i preparativi. Un continuo andirivieni di personale di lingua americana testimonia il gran lavoro per allestire la suite presidenziale, una delle 7 disponibili. Ci sarebbe piaciuto mostrarvela, ma per ovvi motivi di sicurezza siamo stati allontanati dall'albergo. Il direttore ci ha invitati a non filmare dettagli e particolari che potrebbero compromettere la sicurezza del presidente. E intanto la bandiera americana sventola all'interno dell'albergo e nelle sale riunioni si alternano personaggi che potrebbero fare parte dello staff presidenziale americano. Nessuno conferma ufficialmente, ma l'albergo, sotto la stretta sorveglianza di telecamere e poliziotti, pare pronto. E a testimonianza del fatto che qui al Jolly Hotel Marina è tutto quasi pronto, ci sono questi furgoni scuri. Già da qualche giorno sono posizionati nel lato a ponente dell'albergo, contengono sofisticatissime strumentazioni per la sicurezza del presidente americano.